parlavo prima di giornalisti che per volere fare il loro mestiere, volere portare avanti una corretta informazione e quindi per intervistare anche me rischiano magari il proprio posto di lavoro e a cui viene cambiato l'incarico. Una di queste potrebbe essere Rossella Valandini, che ci parlerà adesso appunto dei problemi dell'informazione. Buonasera, mi chiamo Rossella Valandini, sono una giornalista. Scrivo per Micromega anche, avete visto il mio direttore, avete visto altri direttori oggi importanti, Abellaro, Travaglio. Direttori che hanno parlato della libertà di informazione, di come trattano la vicenda Stato-mafia. Non tutti i direttori la trattano in questo modo, non tutte le testate. C'è una zona grigia dell'informazione in cui le minacce alla libertà di stampa non provengono dall'esterno, dagli assalti mafiosi, dalle lettere con i proiettili. In questo caso il pericolo è molto meno riconoscibile. È rappresentato da coloro che dall'interno delle stesse redazioni vogliono compiacere i potenti di turno. Lo fanno assecondando interessi di lobby politiche e cricche affaristiche che puntano a un controllo delle notizie capillare e pervasivo. Bertolt Brecht ha detto: mi sono seduto dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano già occupati. Anch'io mi voglio sedere dalla parte del torto. Stavolta ho deciso di farlo scrivendo un breve dialogo tra una giornalista scomoda e il suo direttore. Direttore, direttore, che c'è? Oggi vorrei occuparmi della trattativa Stato-mafia. Cosa? Beh, ho pensato, tu non devi pensare, devi lavorare. Ma sto lavorando, davvero, non mi pare proprio. Dicevo che vorrei occuparmi della trattativa Stato-mafia. Ah, ecco. E cos'è? Una cosa successa a Palermo. Davvero? Allora ci pensa la cronaca regionale. Ma veramente è successa a Palermo tanto tempo fa? Tanto tempo fa? Allora non ci interessa proprio. Ma direttore, tutti ne parlano. Tutti chi? Gli altri? Le agenzie di stampa? I giornali? Le televisioni? Alcune magari non tanto. E a noi? A noi che ci importa quello che fanno gli altri? Beh, ho pensato, ti ho già detto che non devi pensare, vai a lavorare, su. Vi assicuro che è una cosa importante, direttore. Per la prima volta nella storia della Repubblica vengono processati pezzi grossi dello Stato, pezzi grossi della mafia, tutti insieme in un'aula bunker, a Lucciardone. Tutto qui? E le pare poco? Ma che diavolo ci dovrei fare con tutti questi pezzi? Un puzzle? Io voglio notizie! Notizie! Intesi? Guardi che se ne è occupato anche il capo dello Stato! Scusi? Silenzio, ha detto! Come silenzio? Devi stare zitta! Zitta e buona! E non occuparti di cose più grandi di te! Guardi che lo sanno tutti che il capo dello Stato non nominare sua santità. Su di lui né una riga né un fotogramma. Non voglio più parlarne. Infatti io non volevo parlarne, volevo scriverne. Scrivere, scrivere, siete tutti fissati con questo scrivere. In che senso, scusi, direttore? Nel senso che non sono cose adatte a te. Perché non te ne vai alla mostra canina di Villa Borghese? Direttore, mi sento indignata. Indignatevi, indignatevi tutti, come quel vecchio Essel, quello che ha detto creare è resistere, resistere è creare. Tutte palle. Ha detto anche che il motore della resistenza è l'indignazione. Che noia, ti esprimi proprio come quel magistrato, com'è che si chiama? Quello con la barba che parla coi partigiani, Ingroia, il fissato della Costituzione, nei video è sempre abbronzato tra le palme, come Gargazzai, in Guatemala, sempre in vacanze tipi così.
Ce l'hanno chiamato. A fare che? Un incarico dell'ONU contro il narcotraffico. E adesso dirà che sono tutti drogati. Ma se la droga non esiste? No, direttore, quella che non esiste è la mafia. Così hanno detto. Giusto, vabbè, dai. Tanto è tutta una porcheria. Sì, ma... niente ma, e poi tu sei troppo bionda. Troppo bionda? Che cosa? Ma vai, benedetta ragazza, vai e lasciami in pace. Direttore, ma noi siamo giornalisti con la schiena dritta? Dipende. Da cosa? Da come tira il vento. E come tira il vento adesso? Più che un vento è una puzza. Una puzza, direttore? E di che? Lascia stare, dai. Ne hai parlato con qualcuno? Sì, con Antonio Ingroia. Ancora questo Ingroia? Ma insomma, siete proprio amicissimi voi due. No, veramente sono solo normali rapporti di lavoro. Adesso hai pure rapporti con Ingroia. Cosa va a pensare, direttore? Conosco tanti magistrati. E ti pare bello? Non lo devi più sentire, Ingroia. Perché? Perché ci ha fatto uno sgarbo. Uno sgarbo? Quale? Non ci dà le notizie che vogliamo. Le sue farneticazioni non ci interessano. E cosa vogliamo noi? Occuparci della mostra canina? Direttore, ma questo non è essere giornalisti con la schiena dritta. E basta, insomma, smettila con queste domande insulse, con questo atteggiamento, come dire, sovversivo, ecco. Ti faccio un provvedimento disciplinare. Anche Vietti del CSM ha detto a Ingroia che lui non solo è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche il presidente della sua sezione disciplinare. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Veramente, quelli del pool di Palermo vorrebbero raddrizzare le cose. E chi sono? Gesù Cristo? Per scoprire una verità storica. E chi se ne fischia della verità di quella storica poi? Ma, direttore, il paese ne ha bisogno. Perciò si sente in giro tutta questa puzza di merda. Noi sappiamo, vero direttore? Cosa sappiamo? Di non sapere, come sosteneva Socrate. E cosa c'entra ora Socrate con Ingroia? Sono alla ricerca della verità. Ma la verità non esiste. Come la mafia? Esattamente. Vedo che mi hai capito. E i cadaveri, il sangue, i parenti delle vittime, i funerali di Stato. Bubole, tutte bubole, buone per i discorsi ufficiali, le cerimonie, le corone di fiori. Lei è davvero un filosofo, direttore. E tu una scocciatrice. Ma come sei seduta? Sono una giornalista scomoda, no? L'ha detto lei. Io non ho detto proprio niente. Ricordalo. Ma si è appena detto che sono una scocciatrice. Hai torto marcio. E vuoi sapere perché? Non riesci mai a metterti dalla parte della ragione. Grazie Rossella. Rossella ha definito questo discorso surreale. Io credo che discorsi come questi se ne siano sentiti tanti nella redazione dei giornali, e chissà se Rossella questo discorso non l'abbia sentito proprio con le tue orecchie. Adesso...